Io sono Ali e io sono Ari e benvenuti nel nostro canale. Oggi abbiamo deciso di ricreare uno dei video più virali in assoluto. Uno dei video iconici che ha dato inizio ad Alle Aure, registrato a febbraio 2020. 5 top app da scaricare sul proprio dispositivo. Fateci sapere se saranno le stesse app che abbiamo detto in passato oppure se sono diverse. Ciò significa che dovete andare a vedere il video del febbraio del 2020, ve lo lasciamo nelle schede. Direi che un po' siamo cambiate, un po' imbarazzante. Sì, ma poi video... proprio anche il nostro modo di fare video è cambiato. Ma poi era all'inizio, non avremmo mai immaginato tutto questo, poi c'era pure il Covid, eccetera. E noi sappiamo che in questi giorni sta succedendo un po' di casotto in tutta Italia, specialmente al nord, ma non dobbiamo scoraggiarci, anche se dobbiamo stare chiusi in casa, è un'ottima occasione per poter buttarci avanti con lo studio e sfruttare un po' il tempo per prendere quello che non è riuscita a studiare, perché non ho tempo, troppe robe da fare, questo lo sento. La vita disastri veramente. Però abbiamo deciso di ricrearlo perché voi sempre ci chiedete: ma quale app prendete appunti? Ma quali app dovrei scaricare sull'iPad? Ci pensano agli Auris. Però comunque se ci seguite giornalmente anche sugli altri social vedete quali app utilizziamo quotidianamente. Però li direi di incominciare subito perché saranno 5 bellissime app. Il nostro iPad infatti è il mio, un iPad Air del 2024 da 13 pollici. Il mio è un iPad Air 2024 da 11 pollici in colorazione azzurra. La mia invece in colorazione lilla. Però ultimamente stiamo utilizzando tantissimo anche i nostri nuovi iPad mini 7. Ci troviamo davvero benissimo, li vedete quotidianamente nei nostri vlog per studiare. Voglio sapere se magari volete un video dedicato perché sono degli strumenti super fantastici, validi. Se magari volete anche un What's in our iPad aggiornato o iPhone, dato che abbiamo anche cambiato telefono. E noi proprio con l'Apple, cioè, ci butteremo dentro il loro sito. Poi siamo sicuri che ci sono tantissimi altri dispositivi super validi per prendere appunti, però noi non conoscendo e non utilizzandoli quotidianamente non sapremo neanche bene cosa consigliarvi. Noi siamo sempre stati abituati ad usare iPad sin da quando ce l'aveva nostra mamma e c'era l'iPad della famiglia, quindi proprio non sappiamo nemmeno quali siano le app per i tablet. E tra l'altro noi abbiamo anche la Magic Keyboard fantastica oltre alla pennina, quindi vi consiglieremo delle app che si possono utilizzare, alcune anche con la tastiera, altre invece solo principalmente con la pennina. Iniziamo dalla first application ever. Questa sono sicura che ci sia anche nel video del 2020, ovvero Notability. Per noi è l'app del nostro cuore, è quella con cui abbiamo iniziato a scrivere. Probabilmente anche grazie a Notability, se c'è Alle Aure Channel, perché principalmente parlavamo di quello all'inizio. C'era poi un po' di faida tra chi utilizzava GoodNotes, chi utilizzava Notability, noi Team Notability. Sì, tutta la vita. E tra l'altro noi l'abbiamo acquistato nel 2019, quando ancora c'era quell'acquisto singolo per poi avercelo per sempre. E ci sta ancora invece andando. Adesso ci sono quelli annuali che costano molto di più in prospettiva, perché in realtà l'applicazione è gratuita fino a tipo 3 note al mese. Forza, se capite che vi può servire, vi può essere utile, fate l'abbonamento, perché veramente io non saprei cosa fare senza Notability. Non conosco app migliore, perché ha tutte le funzionalità, sia per scrivere con la pennina, ma anche per scrivere con la tastiera in maniera semplice, perché differentemente da GoodNotes, dove scrivere con la tastiera è non tanto comodo, invece su Notability potete anche inserire caselle di testo qua e là, scrivere, colorare, evidenziare, c'è pure la matita adesso, che bello! Potete utilizzare anche dei font scaricabili su DaFont, quindi anche diversi dai soliti Arial, Times New Roman. Ma quello in realtà è un po' su tutte le app, una volta che ti scarichi l'applicazione, che però poi vi diremo successivamente, perché anche questa qui è una delle applicazioni must per il nostro iPad. Successivamente la cosa bella di Notability è il fatto di poter suddividere le materie in colori, Auri. Assolutamente, io su questo iPad ho tutte le materie dell'università dal primo anno fino adesso alla magistrale, mi piace tantissimo proprio la differenza, andarle anche a vedere, vedere anche come è cambiato il mio stile di prendere appunti, perché comunque è sempre molto in evoluzione. Su Notability gli appunti si possono salvare su iCloud, quindi anche se dovete fare il passaggio da un iPad all'altro, poi tutti gli appunti ce li avete salvati. Si possono scegliere tanti differenti fogli, ad esempio a quadretti, a righe, bianchi. C'è pure il foglio per fare chimica organica con gli esagoni, troppo bello. Io ad esempio un tempo scrivevo con i fogli neri con la scrittura bianca, poi sono passata ai fogli grigi con la scrittura bianca, insomma un po' sperimentato. No, davvero, per essere un'applicazione che inizialmente è gratuita, veramente tantissime funzionalità, con quella potete veramente far tutto. Perché potete scrivere sia su nuove note ma anche su PDF. Esatto, e per di più potete aggiungere immagini, scansionare le cose, potete esportare come PDF, condividerlo con i vostri amici. Tutti gli appunti che voi vedete sempre sui nostri iPad sono fatti da Notability. Io ho sempre studiato su Notability, mi sono sempre trovata benissimo. La seconda app must da avere, che in realtà è già preimpostata su Apple, è Note. Io vi assicuro che soprattutto per ripassare la uso tantissimo. Anche perché adesso con i nuovi
aggiornamento iPadOS 18 con l'Apple Pencil automaticamente corregge la tua scrittura, quindi te la fa molto più aggraziata, molto più non lo so, estetica. Oppure se scrivi, non lo so, 4+2, lui ti fa il conto automaticamente, o se disegnate Y uguale a X, lui ti disegna il grafico automaticamente. Se potete aggiungere anche le righe, i quadretti, davvero comodissimo. È l'unica cosa che vorrei che si implementasse è lo zoom. Quello veramente è vero. Se implementassero lo zoom forse sarebbe all'altezza di Notability. Sì, no, davvero. Poi adesso con queste funzionalità, ad esempio di risolvere le equazioni, cambiare la tua scrittura automaticamente, è molto più comodo di Notability da e ovviamente punto può di essere vista. Utilizzata sia con la pennina ma anche, con la tastiera tranquillamente. Infatti molto spesso le note si utilizzano anche tipo come lista della spesa, cose del genere, ma in realtà anche come applicazione per prendere appunti è validissima. È stata estetica. Io ad esempio la utilizzo tantissimo per ripassare quando devo fare dei grafici, proprio utilizzo, scrivo pagina, ripasso, faccio tutti i grafici, sì. Nel frattempo li ripeto così mi rimangono anche impressi nella testa, non spreco carta e poi posso sempre andare a riguardarmeli. Collegata a questa c'è la nostra terza applicazione must, anche questa preimpostata su iPad, ovvero Freeform. È un'applicazione che iOS ha fatto uscire non tanti anni fa onestamente, e il suo concept è quello di essere una lavagna infinita a puntini. Non finisce mai, continua, potete zoomarla, potete restringerla, e la cosa utilissima, mi piace tantissimo, è per fare le mappe concettuali, perché appunto essendo infinita potete aggiungere, fare, brigare e il foglio non si rovina. E poi quando la dizoomate diventano piccolissime le cose scritte, ma poi potete zoomare le singole parti. Io ad esempio la utilizzo come app per il ripasso, quindi non lo so, devo ripetermi tutti i teoremi, scrivo al centro teoremi, di qua ci scrivo il teorema degli zeri, di qua di quell'altro, così poi quando in realtà dovrò andare a ripassare apro quel file e posso zoomare sulle singole cose. Ci si possono aggiungere immagini, freccettine, condividerla, secondo noi è top. E soprattutto è gratuita, quindi avete tantissime funzionalità di un'applicazione gratis e che è anche sottovalutata, perché non la sento tanto utilizzare. No, certamente no, anche a me piace tantissimo. Non la utilizzerei come applicazione fissa per gli appunti, perché essendo appunto una lavagna infinita più o meno, cioè non hai il concept del foglio, esatto. Quindi poi andarla a studiare sarebbe un po' più complicata. Però per il ripasso per me è geniale. Sì, per il ripasso è geniale, per mappe concettuali o per cose un po' più strane e diverse dal solito è veramente stata creata ad hoc. Una quarta applicazione è quella che vi abbiamo nominato invece in precedenza, ovvero iFont. Tutti ci chiedete, ma come fate a scaricare font e utilizzarli su Notability, sulle altre applicazioni? iFont, ragazzi, iFont è la soluzione. Perché dentro ci sono da font, tutti i siti da cui si possono scaricare i font, e vi danno tutte le istruzioni per poi poterli mettere sul vostro iPad. Anche perché diciamoci, cioè, gli appunti scritti con un font un po' più carino sono molto più belli da studiare, ti invogliano anche di più. Io il font infatti che utilizzo sempre per scrivere gli appunti si chiama Hug Me Tie, e l'ho proprio scaricato tramite iFont. Io non riesco a scrivere senza quel font perché secondo me si addice molto alla mia scrittura. Sì, è molto simile al nostro modo di scrivere. E quindi mi piace davvero molto. E su TikTok abbiamo fatto anche un tutorial qualche anno fa per poterli scaricare, quindi ve lo lasciamo qui sotto in info box. Un'altra applicazione che per me è la must, quindi la quinta, è Word. Questa è principalmente per scrivere a tastiera, quindi la utilizzo quando porto la keyboard a lezione oppure la uso sul computer, sul Mac. Io ad esempio anche per la scrittura utilizzo Notability, non lo so, mai mi trovo meglio. No, io utilizzo proprio Word, anche perché comunque saper utilizzare il pacchetto di Office è abbastanza richiesto nel mondo del lavoro, e Word è proprio strutturata bene. Poi con la mia università, ma penso anche con la tua, il pacchetto di Office è già incluso, quindi utilizzo tutta la suite di Microsoft, quindi Word, PowerPoint, Excel, e mi piace proprio. Però Word è proprio, cioè, al mio corazon, anche perché ci sono tutti gli appunti, per esempio magari diritto o materie più discorsive che non hanno bisogno di grafici e di disegnini, io le faccio su Word ovviamente. E adesso abbiamo deciso di darvi una sesta e settima applicazione bonus, che però utilizziamo sempre solo io e sempre solo Laura, diciamo. La mia applicazione bonus è Grammarly. Io l'ho scoperta ancora quando andavo alle superiori, adesso non la utilizzo molto più spesso poiché non studio in inglese, ma secondo me è fantastica perché ti corregge i testi che scrivi in inglese, ti suggerisce dove hai fatto degli errori, magari ti suggerisce quale parola potresti sostituire per avere un testo più informale o più formale. Ovviamente anche essa ha la versione a pagamento e la versione gratuita. Ovviamente quella versione a pagamento ti dà molti più suggerimenti. Io ho quella semplice base gratuita. Prima di inviare una mail importante o di scrivere un testo magari per la missione all'Erasmus, avere un controllo in più non fa mai male, e Grammarly te lo dà. E potete anche ad esempio impostarla automaticamente su
Word, per più avere come tastiera una tastiera di Grammarly, quindi voi scrivete tranquillamente gli appunti e quella lì ti dà i suggerimenti per potervi correggere. Ma questo dovrei spiegarlo anche io, perché avendo la magistrale in inglese questo è fantastico, perché così magari, non so, se lì di fretta stai scrivendo gli appunti, magari ti dimentichi una S alla terza persona, quello lì ti sottolinea dove potresti cambiare e ti dà i suggerimenti da mettere. Geniale questa. Sì, è geniale davvero, quindi secondo me tutti ce la dovrebbero avere, nessuno ne parla, quindi ne parlo io. Invece la mia settima applicazione, che è quella che utilizzo principalmente io dal momento che faccio un sacco di presentazioni di lavori di gruppo, Canva al posto di PowerPoint. Perché? Perché secondo me dà un sacco di layout per le presentazioni molto più carine, sì, e particolari. In più è molto utile da poter utilizzare per lavorare in gruppo, perché ognuno può sistemarla, può mettere la sua, e sì, poi per esportarle principalmente in PDF, perché all'università non è che puoi fare tutte, insomma, le animazioni non te le guardano neanche, sì, è super utile. Io ci ho fatto tantissimi lavori di gruppo e Canva ormai è una certezza, non solo per lavori di gruppo, ma anche ad esempio post per Instagram, post per copertine, è veramente utilissima. C'è anche la versione a pagamento, esatto, però ho quella base gratuita e funziona benissimo. Sì, si possono fare tutte le cose tranquillamente. PowerPoint sono un po' sempre quei soliti modelli lì, invece su Canva ce ne sono talmente tanti che veramente state lì magari mezz'ora a scegliere quale modello preimpostato utilizzare, oppure se siete delle persone creative li potete creare voi a partire da un foglio totalmente bianco, e secondo me è veramente fantastico, sì, per noi creativi ci sta molto. Quindi queste sono le nostre 5 più 2 applicazioni must da avere sul vostro dispositivo per l'università e per la scuola. Io credo che l'iPad sia uno strumento davvero potentissimo, che abbia innumerevoli potenzialità. Ovviamente ce ne sarebbero tantissime altre di applicazioni da dirvi, però queste sono veramente le app che noi utilizziamo quotidianamente. Tutti, cioè noi non viviamo una giornata senza aprire una di queste app almeno una volta. Cioè, non so, se ci dicessero iPad a noi verrebbero in mente queste applicazioni. Quindi se voi dovete iniziare e volete iniziare nel miglior modo possibile, dovete avere sul vostro iPad scaricate queste 5 applicazioni. Parola di Aliauri. Aliauri del 2024, perché nel, esatto, 2020 chissà cosa abbiamo detto. Non lo so, ditecelo voi qui sotto nei commenti. Noi vi diamo appuntamento con il prossimo video. E la salutiamo 5 persone che hanno citato il video precedente. Allora, iniziamo da Aya, un bacione. Chiara, un bacione anche a te. Elena, un bacione. Simon, un bacione. E per ultima, Pink Panther, un bacione. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao!